conduce alla, anche alla, alla qualità del, del. E poi non dovete mai dimenticare che non par- questa buona norma di galateo, diciamo, televisivo, non parlate mai fra di voi, non dovete mai parlare fra di voi, che potenzialmente è vasto quanto il nostro paese. Pronto? Pronto? Cosa? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, buongiorno. Volevo fare una chi parla? Piccolo... Cinzia da Vicenza. Dica, Cinzia. Allora, volevo fare un piccolo appunto all'imam. Quando diceva che le donne musulmane possono andare nelle piscine da sole, simpatico e distante. Il marito abitava qui da molti anni, ha fatto un matrimonio combinato, ha avuto due figli e vicino a me spesso redarguiva la moglie perché era diventata grassa. Cosa ne pensa, Liman? Grazie Cinzia, simpatica questa telefonata, intrigante. Prego, Mohamed. Allora, la moglie, sono per la moglie, sì, e non sono per il marito, come purtroppo succedono e... succede perché fa parte anche purtroppo della negativa cultura che abbiamo nei nostri paesi d'origine. Però torniamo al punto di partenza, Mohamed, cioè è l'uomo che può avere quattro mogli, non è la moglie che può avere quattro uomini. Certo, infatti è la donna che può avere un bambino. Deve essere consenziente. Deve essere d'accordo, ecco, giusto. No, ci sono delle leggi, ci sono delle regole. Non è che, e poi non è come vuoi tu. Qua in Italia non la puoi, non la puoi usare. Il nostro consiglio della ricerca e della fetua in Inghilterra. La parola usare però non è bella. In Inghilterra. Però, mi scusi, Mohamed. La ricerca. In Italia ci sono altre regole. Ma ecco, il problema che si pongono le persone. Perché non è di obbligo. Il problema che si pongono chi ci ascolta, chi ci chiama, chi si telefona. Non ha niente a che vedere. Non ha niente a che vedere questo assassinio con il famoso delitto d'onore, che l'uomo era tradito. È proprio quello. Questo che è una donna perso. Secondo religioso. Mohamed, vedi, un attimo. Vedi Gianluca, perché questa è l'arroganza. I telespettatori si lamentano. È l'arroganza. Questi sono arrivati coi barconi e fra poco ti vogliono comandare a casa tua. Comunque la gente lo capisce. Allora, il concetto sostanziale è questo. Questa donna aveva l'occasione per denunciare pubblicamente il ruolo di sottomissione e di malversazione e di grande difficoltà nel quale vive la donna musulmana. Sì, poi torna a casa e la sgozza. C'ha anche due bambine piccole di quasi distanza da casa dove è stato arrestato il corpo. Sono arrivati giornalisti, forze dell'ordine, e mi hanno subissato di domande. Io ho detto, il giorno dopo, ho fatto questa affermazione, ho detto, io le pago il biglietto aereo perché se ne torni a casa sua. Però c'è un problema. Ci sono due bambine piccole che sono nate in Italia, cresciute in Italia, e io ho il dovere di tutelarle come primo cittadino. Tutelarle contro questa gente qua, non per, contro. Perché quelle bambine lì devono crescere in un paese dove possono andare libere, nessuno, sposare chi vuole. Guardi, quel fatto di quel fidanzato che ha ammazzato la fidanzata incinta quasi, ecco, alla fine, e l'ha seppellita viva. Allora, tutti questi fatti che succedono, perché su un fatto una donna signora, musulmana, scusi, ne parliamo mesi? Signora, mesi. Nessuno discute questo e ha ragione lei a indignarsi perché non ne parliamo abbastanza. No. È evidente che noi... l'allarme che è stato lanciato sul caso di Sanà e di Hina è legato al fatto nuovamente, perché c'è una sepoltura rituale che vuole che la testa del defunto sia rivolta alla Mecca, così come ha fatto Hina. Quindi signora, non mi venga a dire cretinate dicendo che io mi faccio campagna elettorale. Non sto facendo né campagna elettorale, queste cose io le dico da anni, probabilmente lei non le ha mai sentite dire da me, ma le sto dicendo pari pari da 5, 6, 7 anni, anche lontano da tutte le campagne allora elettorali. Allora, se abbiamo la pausa pubblicitaria, poi replica prego Mohamed. Okay. Abbiamo ancora da dire due parole magari da Dario, che questa sera sarà ospite in televisione da Santoro, no? E poi ricorderemo Gustavo Castelli. A tra poco. Pittura grafica. Una passione che coltivo da sempre, quadri, mostre personali, collettive. E questa è la sua ultimamente attività. Anche grafico, e ho fatto sexy fumettista, mm-hmm, una mm-hmm cosa un po' particolare, mm-hmm, quindi ho trattato un po' quello che è la tematica dell'eros, mm-hmm, nel fumetto, ho realizzato varie tavole. Potrebbe fare nel mondo musulmano una roba del genere? Allora, sarei stata già lapidata, sicuramente. Pronto? Quindi lapidata subito. Pronto? Chi parla? Sono Lorenza da Napoli. Dica, Lorenza. Sono stato fuori tanti carcerati e quindi siamo venuti a dei compromessi. Perché non venire ad un compromesso anche in questo momento dove teniamo tante persone...